Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo Lemori e oggi volevo parlarvi un po' del Nintendo Direct che c'è stato l'altra sera. Io ero presente come spettatore nella live di Freak e Pomps, che saluto, siete dei grandi, ciao. E sì, ovviamente hanno lanciato anche dei titoli per 3DS che onestamente bei titoli, sono stati rivelati due remake. Allora, innanzitutto è spoiler, quindi se non avete visto il Nintendo Direct e volete chiudere il video, chiudete come volete voi. Innanzitutto, come stavo dicendo, sono stati rivelati due remake, che sarebbe Luigi's Mansion 1 e poi Mario Luigi Viaggio al Centro di Bowser. Questi qua sono due titoli epici che ho giocato anch'io e ora saranno come remake nel 3DS, nell'ultimo 3DS. Poi è stato rivelato anche Dillons e tanti altri titoli, non vi elencherò tutto, vi elencherò solo i titoli che mi sono piaciuti di più, ecco. Dopo Switch sono stati rivelati anche dei giochi, penso per PC, perché Undertale era penso per PC, non per Play, per PC, e poi anche Little Nightmare, se l'ho pronunciato giusto. E come sapete è un gioco che uscirà per Switch. Fino adesso per PC, o massimo per Play, non lo so. Poi altri giochi come Crash Bandicoot, che è stato fatto per Play, e adesso sarà rifatto per Switch nei prossimi mesi. Un gioco epico, e ho giocato a tanti di quei Crash, che è veramente un gioco bello. In più, altri titoli come Mario Tennis, hanno spiegato le meccaniche di gioco, hanno fatto vedere Kirby. Ma ormai, beh, quelli si sapevano già. Le cose che mi ha fatto piacere sono stati veramente Crash, Undertale e l'altro gioco per computer che io non ho mai giocato, quei giochi, quindi magari potrei anche farci un pensierino. La bomba è stata rivelata alla fine del Nintendo Direct. È durato un'oretta e mezza. Io ho guardato tutto, la bomba è stata veramente epica, un Super Smash Bros. Per Switch. Immaginate voi che figata sarebbe, ragazzi, che figata! Che figata, non vedo l'ora che esca. E sì, ovviamente queste qua sono opinioni personali, non è che ci sia stato, cioè è stato un bel Nintendo Direct. Io ovviamente mi aspettavo, non so, l'annuncio di un Pokémon, un Inazuma Eleven 3, un Yo-Kai Watch, niente di tutto questo purtroppo, però è stato un Nintendo Direct molto ricco e oltre ai giochi che vi ho elencato, sono stati rivelati altri giochi. E niente, questo qui è un mio pensiero personale, ovviamente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se avete visto il Nintendo Direct. E niente, magari speriamo nel prossimo Direct per un Inazuma, un Pokémon per Switch. Beh, Pokémon per Switch dovrebbe essere già stato rivelato, non annunciato, però qualcosina sappiamo, meno male. E niente, io spero in un Yo-Kai Watch 3, in un Inazuma Eleven 3 Galaxy. Però niente di tutto questo, magari speriamo più avanti, non si sa ovviamente. E niente, da me è tutto, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!